Allora, eccoci in una nuova. Allora, eccoci in una nuova lezione sull'acustica. Oggi realizzeremo un pannello fonoassorbente fai da te. Il materiale indispensabile ovviamente è la lana minerale o lana di roccia o dell'ovatta. Questa è una lana minerale con spessore di 5 cm, quindi andremo a assorbire frequenze medio-alte. Costo 3 euro per un pannello di 1,20 m x 60 m. Poi avremo bisogno anche dei stelli di legno, sono degli stelli che ho comprato a 5 euro, quindi budget totale siamo sugli 8-10 euro massimo per realizzare un pannello abbastanza professionale. Abbiamo anche riciclato un lenzuolo, un vecchio lenzuolo dove avevo da parte. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché oltre a produrre musica come Funk Energy, mi occupo anche di realizzare dei corsi per Udemy, dei corsi sul mastering, sul mixing e in questo caso anche dei corsi sull'acustica, quindi come correggere l'acustica del vostro studio, della vostra stanza, che pannelli usare e dove posizionare questi pannelli. Quindi direi di passare all'azione. Allora, andiamo a realizzare la nostra cornice. Io ho già fatto dei fori dove andremo a inserire le nostre viti per fermare la nostra cornice. Allora, adesso che la nostra cornice è pronta, andremo a inserire questi listelli che creeranno un'intercapedine tra il pannello e il muro. Infatti è buona norma non posizionare i pannelli direttamente al muro, ma lasciare uno spazio di 5 cm che andrà ad assorbire maggiormente le nostre frequenze. Cornice è pronta. Adesso andiamo a mettere del cartone dietro per rendere la lana più resistente, più rigida, ma voi potete anche utilizzare del semplice TNT. Allora, adesso mettiamo il silicone per incollare la nostra lana. Mi raccomando, premete bene perché ci vorrà un po' per asciugare. È arrivato infine il momento di ricoprire il nostro pannello con il lenzuolo. Cominciate prima da un lato, attaccandolo con la nostra sfilatrice. Invece fate bene attenzione a attaccarlo e a tirare il lenzuolo dall'altra parte, evitando di formare le grinze. Ho poi infine eliminato gli eccessi del lenzuolo e terminato le ultime imperfezioni. Mettiamo alla fine i nostri riappendini e il nostro pannello è pronto. Qui, come vedete, abbiamo realizzato due buchi dove ho inserito due tasselli con due viti per appendere il nostro pannello, come ho fatto con questo di qui accanto. Eccoci qua, il nostro pannello è finito, è pronto. Come vedete è un pannello lineare, pulito. La lana che abbiamo utilizzato è una lana minerale, quindi naturale, una lana che non
provoca prurito o non è nocivo comunque alla salute, a differenza della lana di doccia, che comunque dove è obbligatorio comunque utilizzare la mascherina e dei guanti. Una lana con 40 kg di densità metro cubo, quindi andiamo a intaccare le frequenze medio alte. Se volete vedere la differenza delle mie produzioni prima e dopo aver installato i pannelli, vi consiglio di andare a controllare i miei corsi su Udemy, dove spiego come l'utilizzo di alcuni software anche gratuiti, professionali ma gratuiti, per proprio misurare l'acustica della stanza. Quindi vi lascio il link qui in descrizione e ci vediamo alla prossima. Ciao!